Per chi non conoscesse Benedetta, è una grandissima tifosa dell'Inter. Ecco, lei va quasi sempre allo stadio. Un periodone, cara Benedetta, praticamente. Potete vederlo, ecco, va sempre allo stadio. Non ce n'era una, ma come? Ma no, un fotomontaggio, ma come va sempre allo stadio a prendere una foto col fotomontaggio? Ma che fotomontaggio? Ma non è vero, dai, ma non sei non seduto. È periodo di stadio. No, torna sotto e dimmi che non è un fotomontaggio. Dai, no, certo, Manfredi, però a lei gli dice che è periodo di mare, invece a me mi bullizzi. Ma dai. Bullizzi, non mi dissocio dal termine, però insomma avete capito. Me l'ha scattata Luca Nerazzurro, tra l'altro, quindi c'è lui testimone. Vabbè, comunque no, cioè, no. Deve migliorare Luca, forse è meglio come creator che come fotografo. E quindi no, una ragazza cui piace andare allo stadio. Bere anche, sembra un po' alcolizzata, perché diciamo anche i difetti in questo programma, non facciamo passare tutti molto come se erano delle belle persone. Io anche molto. Usiamo. Qual è il tuo alcolico preferito? Bene, anche per conoscerti. No, non vedo, ragazzi. Qual è il tuo alcolico preferito, Benedetta? Ah, perché non è che Manfred, ma cioè veramente cos'è? Radio Ipocrisia. Ci sono dei ragazzini che ci seguono. Birra insieme. Birra vino. No, la birra e l'olio. O birra o vino a seconda della situazione. Vino che tipo di vino? Bianco o rosso? Rosso. Bevete il rosso che fa bene. Ricordatevelo. Un giorno vi racconterò di come far bere bruschetta, ma in un'altra puntata. Però anche morivando la voglia. Comunque, allora facciamo entrare, perché qua bisogna già andare. Partiamo? No, i primi quattro? No, scusami. Benedetta, tu sai che questo format qua, no, perché c'è da fare una raccomandazione. C'è solo una regola: tu non ti puoi innamorare. Però farai fatica. Sarà difficile. No, perché non, cioè, per quanto venga spacciato per un dating, per fare diciamo un po' di clickbait, in realtà è andare solo allo stadio, ovviamente. Quindi tu devi scegliere una persona che sia idonea a andare allo stadio. Basta. Va bene. Lei lo promette solennemente. Io c'avevo proprio le regole, comunque, Manfred, che lei non sì, l'ha fatta. A me andrei fatto fare la promessa, comunque. Non è che era una cosa così informale. Fammi promettere solennemente qualcosa. Questa era l'unica regola, le altre che si deve vedere la faccia, di chi parla, non ci stanno altre regole, vai tranquillo. No, ce n'erano, me lo ricordo anch'io, gliel'ho sempre fatta fare a tutti. Vabbè, sarà la cosa che ho detto prima. Regola proprio, cioè la promessa a fare prima era questa, poi c'erano tutte le manche, Le regole erano che ho già spiegato. Allora, io Benedetta Basili, ripeta. Io Benedetta Basili. Giuro sul bene dell'Inter. Va bene, giuro. No, ma non è niente di... Ho paura, giuro sul bene dell'Inter. Che questa sera non mi innamorerò di nessuno dei miei corteggiatori. Ma non è che ti dovevamo dire una roba... Era questa quella ufficiale. No. Allora, ragazzi, io direi di far entrare la prima serie di corteggiatori. Chiedo ai corteggiatori per favore di attivare la camera, ragazzi, perché sennò dovete uscire. A tutti. Saverio Cifignini, sennò vi banno. Mandate il link. Banno è esagerato. No, vi banno dal server questo qua di streamer, mica dalla chat. Perché ci abbiamo i posti pieni, perché allora ragazzi, dai, facciamo entrare. Un po' da arrabbiare Andre, facciamo entrare i primi, perché facciamo entrare i primi. Nervoso. Giulio, ho bisogno del tuo supporto, tranquilla, farò attentissima davvero. Vado con i primi quattro, andiamo. Buonasera ai nostri partecipanti. Allora, Benedetta si mette in mezzo. Ciao, vedo due new entry, Daoud prova ad approcciare con il look in canotta stavolta. Mamma mia. Daoud incommentabile, perché cioè, è venuto... Dio, bello fuma. Vabbè ragazzi, ma cos'è? Ragazzi, quando uno si vuole dare magari un tono, cioè adesso non lo giudichi, sarà Benedetta a farlo. Allora... Sembra un po' Scarpettinari con quella cosa lì nella fascetta. Allora ragazzi... L'occhiale merita.
Tu che ne pensi, qualcuno... Benedetta, prima occhiata? No, 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 allora, se non mi sbaglio, ragazzi, c'erano 30 secondi dove ognuno di loro si doveva presentare da solo con Benedetta. Beh, Giulio, aiutami anche tu, che ormai è passato due settimane. Sì, così. Allora, 30 secondi a testa, si presentano insieme a lei. Lei non parla, parlano soltanto loro. Era così. Prego. Prego ragazzi, Dio bello. Allora inizia rompiamo il ghiaccio con una new entry. Inizia Ogarlo, che spero si chiami in un altro modo. Prego. Mi sentite? Sì, 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 sentiamo. Sì, vai. Mi chiamo Carlo in realtà. Ah, bene. E sono milanista, quindi partiamo proprio bene. Ma tu, ma... Bene. No, vabbè, tanto bisogna andare allo stadio, se non ci si mette un po' di pepe. Quindi si potrebbe andare a vedere un derby, tanto vinciamo noi. E comunque io direi... Vabbè, ma devo solo presentarmi ora, no? Sì, 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 tranquillo, nulla, Carlo. Allora, si chiama Carlo, dica qualcosa di lei. Sta andando benissimo. Quindi sono uno di quelli che il sabato sera invece di fire va a lavorare come faceva il Pancio, forse. No, no, vai avanti, Carlo. Per perdere i capelli, vai avanti. Anch'io tra un po', mi so. Sì. Vai. E niente, sto finendo giurisprudenza, poi gioco a calcio a livello tattico, diciamo, mi piace e lo pratico. Benedetta, adesso non si lecchi, sta mordendo il labbro, per favore, Daoud. Andiamo avanti. Però se lei cazzo... Non lo faccio spesso, non me ne accorgo. Prego, Daoud. Di Milano, immagino. Non può fare domande lei, no, Benedetta, no. Nella prima mano. Non risponda, Carlo. Prego, Daoud. Ce la teniamo per dopo. Ciao, Benedetta. Mi presento, ciao. Sono Daoud, siccome vivo a Manchester, io offro una trasferta internazionale, una trasferta di Champions League, TV United uguale, io sono juventino ma non odio nessuno, mi stanno simpatici tutti un po'. Vabbè, diciamo che cazzo vuol dire? Che solito i juventini odiano tutti. Fenomeno, Daoud, non fare il fenomeno, scemo. Io per farti capire quanto la mia vita sia un po' inutile, lavoro per Dio Bello. Lavori per Dio Bello, questa non l'ho capita. Meglio sì, così, probabilmente. Voglio solo precisare da precisino del calcio che lo United non fa la Champions League. Però va bene, per il resto va tutto bene. Vabbè, trasferta internazionale. Trasferta internazionale. Prego, prego, non si faccia intimidire. Edoardo. Edoardo. Manfred, silenzio, oh, muti. Ciao, sono Edoardo. Ho un'attività. E tifo Juventus, quindi penso sia perfetto andare a vedere un Inter Juventus con gol di Bremer a questo punto. Scusi, sei partito malissimo. Ma che disprezza, no? Di dov'è? Di dov'è, Edoardo? Giusto. Sono di Torino, tifo Juventus, non a caso, non sono calabrese stamattina. Cioè Torino. Torino. Ah, questo è uno scoop. Ma vedi che ne sa? C'aveva tutti gli amici calabresi. Vabbè, comunque. Ho anche tanti amici calabresi. Allora, Dio Bello, prego. Dire... Prego, Edo, finisca, scusi. La mia più grande paura è Dio Bello. Perché lo vedo bello agguerrito. Lo so, prego, Dio Bello. Vabbè, ok. Ciao, Benedetta. Tutto bene? Strano che non hai iniziato con no, voglio dire una cosa. Vai. Manfred, fammi fare a me. Benedetta, io te ci andiamo a vedere la finale di Champions. Inter, Bayern Monaco. 20 anni fa. Quella era. Con la macchina del tempo nel 2010. Quest'anno, a Istanbul. Questi tre sono un po' noiosi, eh? Un po' noioso. Ma Dio Bello, ma racconti a Benedetta chi è lì, specialmente un nome, voglio dire, se ce l'ha. Ah, io si può dire il mio nome? So, che... dai, non credo che sia Davide. Ma lo sapevamo neanche noi. Bene. Fatemi sentire un attimo Vitale, che ne... No, io voglio sentire un attimo prima Benedetta. Facci sentire un attimo Benedetta, scusa. Vuoi farla esporre alla fine lei? Va bene. Un parere da Vitale.
un parere da Vitale che è esperto in materia, vai. Ma non è questione di essere esperti o meno, ragazzi. Sono stupito del fatto che non c'è nessun nerazzurro. Pensa, diciamo, a me il cazzo non piace, ragazzi. Non è... staremo a vedere magari se nella seconda manche eventuale di altri candidati ci sarà qualcuno dell'Inter, perché magari andare a vedere una partita dell'Inter con una passione congiunta è tutt'altra cosa. C'è il ragazzo che però... Signore, vediamo Vitale, Vitale... un po' compromesso. Ragazzi, se entrate con la camera accesa, mi raccomando, per favore. Prego, scusami Franci, perché se no occupate la pre-live, raga, ci sono i posti limitati, diciamo, sono solo 10 posti, già noi siamo in 5, ce ne sono 4. Devo essere sincero, dei 4 non c'è nessuno fino adesso che mi ha particolarmente colpito, perché comunque, no, ti devo dire la verità, Daoud non è una new entry e poi comunque non ha cambiato spartito rispetto alle altre puntate, perché ha detto la stessa identica cosa di Manchester. Ci prova con tutte. Chi è Manchester? L'altro praticamente con Bremer era una battuta che doveva evitare, soprattutto di questi tempi, e quindi... No. Ma va a finire che vince Dio Bello. per te. È una sfida, cioè, come l'ultimo campione di Serie A, cioè un livellamento verso il basso, ragazzi. Vabbè, secondo me invece sono partiti, sono 4 cavalli. No, io ragazzi non sono d'accordo, attenzione, perché secondo me, posto che i due che saranno già presentati già per me partono malissimo, per cui... Te sei capito chi è il tuo preferito, Ragazzi, secondo me il primo che ha parlato, il milanista, ci farà, avrà delle buone sorprese. O Gallo. Io già... Infatti, su lui mi sono espresso, lui è quello che forse mi ha convinto di più. No, saltato su, vedrete che io non sbaglio mai su queste grazie, cose. Grazie, Frax. Sentiamo Benedetta, l'unica cosa che conta. Allora, Dio Bello io non riesco a vedere, allora, mi piacerebbe vedere una partita con Dio Bello, però cioè, non è una novità, ecco, quindi... Non... Io voglio bene, però insomma non è una novità. Il ragazzo che mi ha stuzzicato su Bremer, gli ho detto che è partito male, però in realtà a me le sfide, quelli che me ne punzecchiano un pochino così, mi piacciono, quindi lo teniamo in considerazione insieme al primo milanista che sì, dai, la sua l'ha detta. L'altro mi avete detto che ha detto le stesse cose a tutti. Ok, però lei Benedetta ne deve eliminare uno. Adesso io li faccio rientrare, poi dopo lei uno e basta. Deve scegliere tre che continuano il cammino. Quindi io faccio rientrare i ragazzi. Però di dare un consiglio a Daoud per fargli recuperare terreno. Prego. Ti devi inventare una poesia. Allora, se tu vuoi conquistare la partita con questa ragazza, inventati una poesia delle tue istantaneamente, dai, perché lo spartito lì sempre Manchester grande e quant'altro vitale, non funziona. È stata una tattica perdente, adesso usa una tattica vincente, no? Io da Vitale non me l'aspettavo, proprio questa coltellata alle spalle, madonna. Ma ti sto aiutando. Pesissimo. Disastro. Vabbè, Benedetta. Mi è saltata la copertura. Benedetta Hulk, però. Io sono interista. Il primo eliminato di stasera è... Che brutta cosa. Allora, diciamo che... Voglio dare una possibilità a Dio Bello. E quindi elimina. Quindi mi dispiace Daoud, ma cioè, se mi tratti come tutte le altre parti malissimo. Ciao Daoud, vai a casa. No ragazzi, però mi sento in colpa. Vitale, va bene se mi sento in colpa, Vitale, va bene. Del 92, mettiamoci qualcosa. Va bene, allora. No, però tu Francesco mi hai riferito quello che era giusto. No, vabbè, ma l'hanno detto anche loro. Chiedo ai moderatori di mandare il link in chat, perché adesso si è liberata, ragazzi, per far entrare altre 4 persone. E a Carlo, a Daoud, devi purtroppo. Faccio rientrare Daoud e poi ti faccio eliminare la pre-live, perché sennò non c'è spazio per gli altri. Vitale, devi avere i sensi di colpa. Tu stanotte non devi dormire. Vergognati. No, salutiamo Daoud. Andiamo. Allora ragazzi, potete in questo momento riempire di nuovo la pre-live con la camera attiva per venire da Benedetta. Benedetta, quello che ti ha colpito di più, cioè in questo momento? No, allora, ma secondo me non dirci chi è, se no ci togli la... Dici se c'è uno su quei tre che però secondo te può arrivare in fondo.
Ci può essere, vediamo, vediamo. Mi servono più contenuti. Attenzione, perché in chat dicono che è arrivato un uomo. Dicono che è arrivato un uomo, ma ragazzi, servono quattro. Quindi c'è lui, io ho capito chi è. C'è il link, ragazzi. Però pure lui allora entra per tutte, ma come funziona? Vabbè, ma, grazie Bulghe per il terzo mese. Piace a tutte. È vero. Ma poi, spinto ragazzi... dalla produzione, chiaramente spinto dalla produzione. Oh ragazzi, però dovete attivare la camera, lo dico ai ragazzi che stanno entrando, sennò della redazione. Vi devo mandare via, perché occupate lo spazio della pre-live, non me lo fate ripetere all'eccesso. Forse, ragazzi, lo sapete che abbiamo i 90 minuti, ne sono già passati 35. Sì, esatto, non è che possiamo. Ma stare... i conduttori non si possono esporre, ovviamente. Cioè, no, io... No, io, cioè, io per me è Dio bello tutta la vita, cioè, per me non c'è neanche partita proprio. Io ho visto qualcosa, allora, magari mi sbaglio, ma secondo me c'ha il talento, quello che ha detto di Bremer, non lo so, c'ha qualcosina che tipo viene fuori. Vabbè, è stato spigliato. Ma io mi aspettavo la presenza di Johnny Magia, che tra le altre cose è anche interista. Allora, innanzitutto non nominarlo neanche, perché ovviamente c'è, cioè adesso se volete ma di cosa stiamo mai, ho capito, no allora adesso no, io non posso vederlo lì così e non fare niente, sinceramente. Comunque lo caldo, ti trovo molto diverso. Grande Johnny. Ma è sempre più magro. Ciao Johnny. Ciao Benedetta. Scusa Benedetta, ma lui è proprio, diciamo, un po' il pupillo. Sì, io direi che possiamo quasi passare alla finale. Io farei entrare gli altri tre, non mi interessa. Sì, ma tra poco io devo staccare, però vado in pausa e ci sono di nuovo. Ah, Johnny, scusami un attimo, mi permetto di farti fare un attimo una cosa da solo. Non so se vogliamo lasciare, tanto lui arriverebbe credo in finale, Benedetto. Sì, abbiamo deciso. Tra l'altro è interista come te. È interista anche come te. Non so, Johnny, che cosa... C'è la seconda prova con... Polizzato anche come te. No, scherzo, scherzo. No, ma non abbiamo avuto tanti dubbi. Una battuta. Non ho capito che ha detto. Li lasciamo soli? Io li lascerei soli due minuti, un attimo, per capire Johnny se potrebbe... Johnny passa già la seconda prova, diciamo. Sì, secondo vai, me. Vai. Ciao, Benedetta. Com'è? Tutto bene, anche questa giornata per noi interisti è stata un po' tragicomica. Vabbè, perché non abbiamo preso un brand. No, vabbè, basta ti fare io. Senti, ma di dove sei? Di Torino. Ma che metodo d'approccio è? Scusa. Ma lei che mi ha chiesto? Torino è una bella città. No, perché sto lavorando. Ah, ok. Quindi quando vado in pausa poi sono più tranquillo. Devo anche una birra. Ma Johnny, ma quindi cosa vuole proporre Benedetta per questo, per quando andate insieme allo stadio? Guardare la partita, bere qualcosa, poi andiamo a farci un giro. Benedetta, lui usa la tattica dell'uomo un po', sai, deve essere inseguito. Sì, se lo dici tu, man. Vai spesso allo stadio, Johnny. Johnny non è un'intervista, te lo dire. Abbiamo un gruppo che adesso è entrato in Curva Nord, quindi quest'anno dovrò essere anche più presente. Ah, è tipo una... un uomo impegnato. Vabbè, però mi hai proposto una cosa un po' poco originale, capito? Lo farei con chiunque questo. Ma io non sono chiunque. Ragazzi. Oh. Pancio, io devo andare. Stacco e ci becchiamo per poco. Va bene. In pausa, ok? Va bene, Giorgio. Ciao. Noi, tranquilli. Allora, ragazzi, io direi che la seconda manche, visto che gli altri due erano occupati, passano direttamente, quindi farei entrare uno degli altri, diciamo, che sarebbero della seconda manche, cioè sono irregolari oggi, perché se no non andiamo avanti, raga. Quindi faccio entrare il secondo candidato, signori.
che passa direttamente alla semifinale, perché una era da 4, questa invece sarà da 3. Attenzione. Prego, prego, Forza Napoli, si presenta. Intanto puoi che scendere? Devo fare? No. Cioè, scendere dalla bici. Esatto, puoi scendere. Forza Napoli, scendere dalla bici potrebbe essere buono. No, no, perché sto a fare la maratona. Quindi... Ma non è che qualcuno la sta inseguendo, Forza Napoli? Esatto. No, la vedo un po', si guarda dietro, non si può fermare. No, comunque non conosco Benedetta, conosco tutti tranne Benedetta. Ma come non conosci Benedetta? Ok, come adesso, come ti chiami? Mi chiamo Flavio io. Ah, un attimo, guarda, potrebbe essere, potrebbe nascere un'amicizia ad andare allo stadio. No. Un'amicizia. Ma Forza Napoli, lei lo conosce il format? Sì, sì, lo conosco, vi seguo sempre, ovvio. Ah, ok, no, no, chiedevo se proprio era finito qua a caso, non lo so, c'era il telefono in mano, no, gli hanno mandato un virus, no, no, chiedevo, ok, no, ok. No. Allora, bene, bene. Che, noi squadra che cazzo Napoli, di squadra Napoli. Ti farà Manfredi? Si chiama Forza Napoli. Comunque, ragazzi, ma è romano. Sono di Roma, l'accento tipo Napoli. Sembra romano. L'accento sembra romano. Non ma infatti, di Roma. Certo che sei di Roma. Sono di Roma, tipo Napoli. Guarda indietro, cioè, a me non convince molto. Ma che sta succedendo? Guarda, a noi lo puoi dire. Non farti problemi, a noi puoi dirlo che se sta succedendo qualcosa, se hai bisogno di aiuto. Perché sto in salita, quindi ci sono le macchine. Ma poi perché corri così veloce? Ma perché non ti puoi fermare? No, perché sto facendo una dieta, quindi faccio bicicletta. Ho capito, ma perché può anche avere una vita normale. Beh, cioè, mi che sembra ma quanti mesi è che sta pedalando così? Cosa prevede la sua dieta, Flavio? Non mi chiamo Faina, che se beve sempre con la gola, cioè non faccio niente. No, no, ma la sua dieta cosa prevede? Bicicletta, acqua, credo. Acqua, pasta e acqua. Che cazzo di dietologo è? Acqua, pasta. Allora, pasta e bicicletta. E bicicletta. Senti, ma sei del Napoli o l'hai scritto a caso, Forza Napoli? No, no, tipo Napoli. Ma sei romano, ma sei di Roma? Dico, strano, non lo so, ma lo dicono tutti. Vabbè, è normale. Probabilmente le origini saranno campane, perché io conosco tanti che vivono a Roma, sono cresciuti a Roma, ma hanno origini campane e ti fanno Napoli. No, sono romano de Roma, romano de Roma. Ma lei è parente di Johnny Magia? No, però secondo me fanno lo stesso lavoro. Vabbè, allora, per il Napoli sarà arrivato da qualcosa. Benedetta, sei stata fortunatissima stasera, so che non vedevi l'ora, vi lascio adesso 1:30, tu e Forza Napoli. Vai, dai. Come 1:30? È come Johnny Magia, dura così. Vai. Oh, ciao Benedetta. Allora, Flavio. Dimmi. No, dimmi, intanto dovresti dirmi qualcosa tu, però va bene. Ah, ok, scusa, che sei di Roma te, no? No, sono umbra in realtà, però sono un'ora da Roma. Vabbè, dai. Poi diciamo che quest'anno la squadra... Fabio Orlietta, la conosci? No, no, la conosco. Diciamo sei che la Roma non conosce te. No, no, che ce lo so fare. Senti, quanti anni hai? Io ho 17. 18 fra un mese, fra una settimana, quindi. Fra un mese o fra una settimana? È adesso praticamente. Eh sì, è per questo faccio la bicicletta. Sì. Tra l'altro lunedì, manco mercoledì o giovedì della prossima, proprio. Che succede? E quindi vogliamo andare allo stadio insieme? Perché dovrei venire allo stadio? Lo stadio a vedere che partita, però. Partiamo con questo presupposto. Perché direi Inter-Napoli, per esempio. Ah sì, dai, Inter-Napoli ci sta, sì. Tanto non è che passate facile con noi, quindi... L'ultima volta ho vinto pure bene, mi sembra. Ero a Milano, ero a San Siro. Comunque, vabbè, non fa niente, sono dettagli questi. Diciamo che non lo so che possiamo fare. Ovviamente io vado nella curva del Napoli. Tu, non lo so, vai a San Siro. Vabbè, ho capito, magari addirittura la puoi dire tu vai, non lo so. Però, ragazzi, questo ha talento. Ma che ha talento, dai. Cioè, questo è talento, ragazzi. Cioè, lei mi ha lei è eliminato da Ud, signora Benedetta. Lei è eliminato da Ud.
Ma che schifo fare? Ho capito. Voglio dire, è invitato a Manchester tutte quante. No, poi dici che vuole fare il massaggio, fa sempre la stessa cosa. Ho capito, ma se abita a Manchester, dove cazzo vi deve invitare, scusate? È un porco, vuole fare il massaggio. Però doveva avere un minimo di fantasia nel corteggiamento iniziale, inventarsi magari qualcosa di nuovo per aprire la chiacchierata con Benedetta, ma gli possiamo contestare quello. Poi, per carità, è simpatico e questo lo riconosciamo tutti. Sì, non lo so, secondo me l'unica cosa è che se scegli lui, cioè se, sicuramente ci sarà da pedalare. Grande Giulia, grazie. Allora, Besar, buonasera, prego, parte a lei. Sì, io vorrei andarci con Vitale, veramente. Attenzione. Ma no, attenzione, plot twist. Omar, prego. No, in realtà io ci vorrei andare con te, Pancio, però... Che cazzo di idea! No, come Omar, ma è meglio con Benedetto. Sei il mio idolo. Ma è meglio con Benedetto. Sì, ho capito. Guarda, Omar... Il letto non faceva io, mi sono anni fa, quindi... Ho provato quasi la stessa cosa. Sì. Come cacciate Omar? Applauso a Omar, per favore, in chat. Un attimo che fa... Omar, però... Omar. Non era... Prego, Giulia, no. Aiutami. No, niente. No, aiutami. No, non la dico. No, no, dica. Ma cosa la dico dopo? Vai. No, aiutatemi perché sono un po' emozionato. No, adesso la Giulia dice. Non si concentri sul suo idolo. Allora, volevo fare un rebus, però non... Dai, tanto allora, fa tutte cagare. Omar mi ricorda un albero. Vediamo in chat chi capisce perché. È un po'... vabbè, però non vi do altri indizi. Mi ricorda un albero. Ah, sì. Io l'ho capito. Perché c'hai i capelli a due strati? No, Omar. Ramo. Leggete il mio nome in contrario. Ramo. Grandissimo. Ma Olmo è il cognome reale o è un omaggio a Dani Olmo, il calciatore? No, reale. Allora, Omar, però sei qua per Benedetta, oltre che per divertirti a passare una bella serata con noi? No, sono per Benedetta. Prego. Ciao, Omar. Dimmi. No, si è presentato. Veronica, prego. Voglio sapere, che ne so, di dove è. Benedetta, lei nella prima match non può parlare. Nella prima match non fare niente, io però non ho capito niente. Vabbè. Prego. No, ma non ti preoccupare, vai. Posso? Sì, c'è, o lei c'è. O Veronica, basta che andiamo avanti. Sono della Valle d'Aosta e tifo Milan. E vorrei portarti allo stadio per un derby. Ma non c'è... tu corrente, se puoi entrare a Ciro per... Cosa? Scusa Veronica, scusa Omar. Io sono per un saluto qua. Perché sono con Emanuela. Manuela, non Emanuela. Cominciamo male. Oh, Vitale, tu hai perso la finale, stai zitto a casa. Questa aveva carisma, Benedetta, ma se n'è andato. Ho perso la finale perché c'era il regolamento che non si poteva innamorare di chi portava allo stadio, quindi... Sì, solo scuse. Vabbè, grazie. Solo scuse. Grazie Alfonso. Che è successo? E complimenti Emanuela. Ci per vediamo, la scelta. Salutate mai a Emanuela. Certamente. Vabbè. Ciao Alfonsino. Non ti arrabbi. Veronica. Sentiamo Veronica. Buonasera a tutti. Io vorrei solo farvi notare le mie condizioni, perché sto in pigiama così. Io ero a letto, ho visto le storie di Benedetta e ho detto no, adesso mi rimetto un attimo una cosa. Io voglio andare allo stadio con Benedetta perché ho visto che si sono connessi solamente uomini. Perché possono corteggiarla solamente uomini? Io sono per la parità di tutto. E quindi anche mi propongo di andare. Ovviamente è giusto. Vabbè, stavo riflettendo su una cosa, Veronica, che potremmo avere la prima vincitrice donna di questo game. Perché lei vuole la cosa un po', diciamo, fuori strana. Aspetta, un attimo che è tornato anche Michele. Michele, a me piacciono le robe borderline, può parlare in questo momento? Beh, non sarebbe male, cioè vi dico anche se il bagno, cioè rinchiusa in un bagno.
Bene, bene, bene. Michele. Okay. Un attimo, Veronica. Un Ciro attimo, Michele. Ciro Michele. Sì. Oh, là. Senti? Ma lei ha degli amici che non si regano. Sì, vi sento. Dove si trova? Ma perché continua a mutare? Perché... È in un paese, è un po' sperso nel mondo. Ma che dice? Michele, senti me. Ma minaccialo di inquadrare. Ah, ma è con Alfonso. Ma no! Ma questo... Vince! Metti muto. Ragazzi... Minchia, raga. Niente, via, dai. Casi umani nella vita e anche sul web. Bene, ma non benissimo. Allora, vi faccio entrare il candidato di prima. Lei, Benedetta, tra questi tre qua deve scegliere... No. Sì. Deve forza... eliminare uno tra questi tre. Deve eliminare uno tra... No, eliminare questi tre, dai. No, facciami serie. Cambiamo le regole. Ma Forza Napoli sta ancora pedalando. Ah, si è fermato. La dieta. Il nuovo Marco Pantani. Allora. Ci dica Forza me. Napoli, cioè, non posso proprio, mi è tipo entrato un po' mezzo nel cuore, ma non è un innamoramento, l'ho giocato sull'Inter, però insomma, si è pure fermato. Sì, sì. Vabbè, ma deve dire, Benedetta, lei deve dire chi elimina, ne deve lasciare solo due. Allora, a malincuore Omar. Mamma. No. Ramo. Io me l'aspettavo. Pancio ti amo. Grazie Omar. Anch'io. Grazie mille. Forza mille. Grazie mille. Spero sia abbonato oltre che amarmi. Allora, io brutto questo, eh. Allora ragazzi, direi o Carlo. Un altro milanista, uno che entra e dice voglio andare col pancio e allora... un attimo, ho capito però, porca miseria, Forza Napoli è eliminato da Wood. Comunque facciamo entrare i qua, chiedo a tutti i semifinalisti di rientrare per favore, agli altri di uscire. Ragazzi adesso vi ricordo però, che questa manche qua... Se sono sei non si possono chiamare finalisti, cioè è proprio una cosa matematica, cioè sei possono essere, non so... quarti di finale proprio la manche finale, facciamo dai, correggiamo. Beh, semifinale oggi però. È stata ma perché no, non la manche di accesso alla finale. Quindi però Manfred, ti dico per le prossime volte che comunque così siamo in troppi per streaming, lo dobbiamo fare su Discord in un altro modo, perché la seconda manche l'ho dovuta fare diciamo monca per sto motivo, perché non ci stanno gente in pre-live. Non abbiamo mai avuto sta cosa, perché eravamo in tre, faccia di merda. Come in tre? Eravamo io, te. No. Cioè in quattro con l'ospite. No, guarda, c'è sempre stato fra e cioè no. C'era Fub, Emanuele. No, eravamo di più. Vabbè, ok, comunque. Allora ragazzi, avete un minuto e mezzo a testa. Semifinale. Sì. Sarà il allora, COVID. Quindi qua io seleziono chi va alla finale, giusto? Adesso tu rimani un minuto e mezzo a testa con ciascuno dei tre e lui ha un minuto e trenta per convincerti di andare allo stadio con lui e ne lascia a casa un altro, ok? Yes. Tiriamo via la camera. Vai. Ragazzi. E lasciamo semplicemente... Sei pronta? Il primo... A partire è prego Edo, un minuto. Allora, innanzitutto ciao. La partita mi sembra che l'abbiamo già decisa, no? Inter Juve, il là tutto a posto. Vabbè, direi che è la partita più bella che si può vedere in campionato, dai, oggettivamente. Poi da quello che ho capito ti piace il vino rosso? Sbaglio? Quindi magari pre-partita o post-partita una bella bottiglia di vino rosso non ci sta mai male, così se perdi dimentichi, se vinci festeggi a seconda di un po' di come va, anche se vediamo. E poi non lo so, possiamo andare a ballare se ti interessa, non so i tuoi gusti quali sono, ti conosco. Ci sono un po' di locali. Scusa?
in quel di Milano, giusto? Perché la partita la vediamo a San Siro. Vabbè, già che sì, la vediamo a San Siro, dai, meglio. Anche perché a Torino non è che ci sia un granché da fare. Direi che si può vedere tranquillamente a San Siro. Poi non so se hai qualche preferenza, mangiare o qualcos'altro. Ma diciamo che col vino rosso andrebbe la carne, però mi adatto. Posso bere anche il vino bianco. Dipende, cioè, puoi anche partire dal cibo e poi adattiamo quello che dobbiamo bere. Non è un problema. Ah, ma possiamo bere sia bianco che rosso a questo punto, eh. Problemi sì, non ce ne sono. Allora, il ragazzi, ha spinto un pulsante a caso e ha spento, come spesso accade. No, no, con è che computer. Cioè questo mixer qua basta tante volte che non lo so, si stacca. Spam di refreshare, allora, in chat. Allora, sì. Non so fin dove avete sentito, però Edo ha proposto vini, cibi, di tutto, Inter, Juve. Vabbè, ho capito. A me ci si può vedere. Maffre ha recuperato terreno perché era partito male con Bremer, poi è stato spigliato, è stato a mio giudizio convincente sotto certi aspetti. Bene, bene, bene. Allora, partiamo col secondo. Vai, vai col secondo. Vi lasciamo da soli. Ciao a tutti. Un minuto per convincerla a venire allo stadio con te, Carlo. Allora, la prima regola l'hanno messa Maffe e il Pancio, quindi quella è scritta. Io devo mettere una seconda, nel senso che ogni volta che vado a vedere il Milan non vince, o perde o pareggia. Quindi il derby, meglio se non lo andiamo a vedere. Visto che lavoro il sabato, il venerdì e la domenica, mercoledì di Champions, ci può stare. E io non ho maglia dell'Inter, però potrei venire con questa. Che tra l'altro, a proposito di vini, lui è della zona del Prosecco. Io non sono di Milano, sono Veneto, come il buon Cordaz. E quindi potremmo scroccare una bozza a casa di Cordaz. 50 secondi. Che so che è intenditore. Cioè, quindi stai usando la carta della raccomandazione, non ho capito. No, io non lo conosco. Cioè non fa mai male, non fa mai male. Tra l'altro, in Italia. Vabbè, comunque. No, non lo conosco personalmente, però l'ho incontrato 2 o 3 volte, ho scroccato la maglietta. Lui fa vini ed è molto esperto. Comunque, sì, il derby diciamo che avresti carta facile, vinceresti sicuro. Mentre la Champions, tra l'altro, io non sono mai andato a vederla. Né del Milan purtroppo né di altre squadre, ci sta, ci starebbe la musichetta e basta. 50 secondi, cazzo, neanche alle interrogazioni a scuola. 6 ok, 5. Quindi verresti a vedere la partita di Champions dell'Inter, la tua prima partita, sì, di Champions? Perché no, la Champions è bella tutta, sì. Ultimo candidato di questa manche, cara amica Benedetta, non so se Giulia o Francesco gli è piaciuto. A me sì. Anche a me perché è stato convincente, sì, anche lui, è stato molto educato, quindi sì, sì. Secondo me... Adesso ragazzi l'audio dovrebbe andare bene. Avrei degli aneddoti su Cordaz, però vabbè, questa non è la trasmissione adatta. Ho paura. Ultimo, no, tra le altre cose posso dire, Cordaz ha avuto una storia particolare perché lui è sopravvissuto a un incidente mortale, si è salvato per miracolo, purtroppo la sua fidanzata di allora no, ma questa è una storia che l'ha segnato e poi comunque ha fatto un'ottima carriera tra Serie A e Serie B. Grande Cordaz, grande Cordaz. Grande. Andiamo. È Augusto. Era Augusto. Però, chi c'era? No. Ciao Sciolino. Dio bello. Ciao sì. Augusto. Ultimo candidato. Per lei, il mio pupillo. Un minuto per Dio bello. Ciao Benedetta, tutto bene? Ciao, tutto bene, sì. Da grandissimi tifosi dell'Inter andrei a vedere la finale. Champions League. Guarda come si lecca la bello, lingua. Ma come guarda, interrompere Dio bello. Sei zitto. Con Andarvi. Allora, finale di Champions League, ma faccio no, finale di Champions, Skybox, finita così. La partita, andiamo a festeggiare. Quindi 10.000 euro le cose. Stai zitto, Manfred, stai zitto. Dopo la partita andiamo a festeggiare, un po' da bere, un po' da mangiare. Fa anche rima, tra l'altro. L'hotel, jacuzzi,
e festeggiamo lì, beviamo qualcosa, ecco, io qualche champagne, qualche vino rosso subito. No, no. Intanto ti è costata 30.000 euro. Esatto. Vabbè, l'importante è far girare l'economia. L'importante è far senti, girare senti che roba. L'importante è averceli. Ma chi... ci sono nel cielo. Senti, l'importante saresti disposto, bello, a regalarmi quegli occhiali? Sì, questi sì. Non sono miei, sono mia sorella. Tanto non dice niente. No, ma non dice niente. 30 secondi. 30 secondi? No, ma io... sono più bravo degli altri, sono più incisivo. In cosa? Sei più incisivo, questo lo devo dire io, Dio bello, non tu. Va bene, aspettiamo. Tanto poi la vinciamo la Champions. Ma come la vinciamo? Chi è che l'alza? Non c'è in vista. No, ho cambiato. vengo con la maglia dell'Inter, metto quella di Zanetti. Niente, vendi proprio la tua fede addirittura. Perfetto. No, non è mai stato tuo del Milan. Ma posso dire che una persona che ieri stava a chiedere una sub regalata, la vedo difficile che riesca a portare una ragazza a una finale di Champions in uno skybox. Secondo perché c'è un uomo che sta continuando a correre, Forza Napoli, che sta facendo? Forza Napoli. E la dieta. Non è che deve, cioè se gli dicono che deve fare un giro in bici, insomma l'ha interpretata un po' così. Non sempre, vabbè, dopo vedremo. Il nuovo allora, Mario Cipollini. Giulia, Francesco, non so se le volete dare un consiglio, perché devo fare entrare i tre, ah, dovranno passare a due, quindi se volete dirle... Ragazzi, la mia preferenza è chiarissima. O Carlo. Mi è piaciuto il milanista e lo ripeto, mi è piaciuto anche in questa fase, ordinato, preciso, educato. Il Veneto, giusto? Il ragazzo Garlo, com'è che si chiama? O Garlo. Io con Diobello non ho molto feeling, cioè andiamo un po' a momenti, diciamo dei periodi ci stiamo più simpatici. Ma poi è venuto anche lui altre volte, cioè sulla falsa riga di Daoud, solo che magari ha cambiato strategia. E dai, cioè Vitale, lei ci ha provato con tutte quelle del podcast, ma uno che viene a tre ragazzi, ma non solo con quelle del podcast, anche con tutte quelle, allora che è normale. È normale, non sono tornato single dopo 23 giorni di frequentazione. Ho deciso di abbattere. 23 giorni di frequentazione non è che non era single. Che cazzo di... E lui ha già c'è stato qualcosa di importante. Ho deciso di interrompere il rapporto. Dopo 23 giorni, un po' rotto le palle. Ma ha scelto lei, non so se posso, però visto che l'ha detto lei, mi è venuta la curiosità di capire. No, ho scelto io, è stata mia la scelta. Era ora di cambiare aria, Vitale. Sì. Ma perché proprio 23? No, oltretutto l'ho fatto anche in funzione di puntare un'altra, e invece sono rimasto col cerino in mano perché questa si è fidanzata. Dai, può capitare, Francesco, dai. Durante tutta la sua storia, Benedetta... No, non sentite voi? Ah, ok, no, perché sennò se lo di nuovo io dicevo vado a Lourdes. Manfred, vabbè, tanto non è una cagata, ecco, sicuramente. Eccolo. Ci sono? Sì. Ora sì. Sì, no, ogni tanto l'audio qui fa... Facciamo entrare i finalisti, Manfred, dovevi dire una cosa importante? No. Dicevi... Dai, dillo. No, dicevo che quando Vitale... Ah, non si è sentita. Quando Vitale raccontava la storia, Benedetta aveva la lingua un po'... Cioè, ha fatto capire che era un po' attratta. Cioè... Benedetta, lei in questo momento deve scegliere purtroppo uno di questi ragazzi che ci lascia. Benedetta, occhio. Tosta, eh? No, ma dov'è lui in bici? No, in bici c'è dopo. C'è la match dopo. Dai. Ok. Allora, io diciamo che tra tutti e tre, due hanno fatto delle proposte, penso, nelle loro possibilità, mentre Diobello è veramente spazio. Ma come no? Ma secondo te no? Stiamo scherzando. Dai, ma che scusa è? No, ma stiamo a giocare. Dai. Ma scusa, non puoi ribattere, Diobello, sto facendo un discorso, aspetta. Però devo dire che tra i tre ho trovato più spigliati Diobello e Carlo. Allora, Edo, mi dispiace,
però voglio un'ennesima possibilità di Roberto. No, mi dispiace. Tengo Carlo e Giubello. Benedetta, Giulia, zitta, Giulia, zitta. Posso spezzare una lancia a favore di Edoardo? Zitta, Giulia, ti elimino subito. Benedetta, ascoltami. Se lo vuoi eliminare, dimmi. Sei libera di farlo, però non gli puoi dire che non è spigliato, perché lui invece è stato spigliato. Vabbè, Edoardo, anche a me è piaciuto molto, Edoardo. Lo ringrazio di aver giocato con noi questa sera. Grande Edo, grazie di aver giocato con noi. Spandi i cuori per Edo. Guarda l'ultimo messaggio in chat privata. Ti prego, basta. Poi basta. Signori, è arrivato il momento degli ultimi tre finalisti. Siamo pronti? Cos'è schiodare? Io intanto faccio... Unisciti, se no devo far entrare uno nuovo. Vabbè, intanto, allora, Forza Roma, intanto... Forza Napoli, le metto il muto perché veramente non è vita. Forza Napoli, cioè, se non, lei... deve arrivare stasera a Orvieto, invece, si fermi. Allora, io vedo un altro in pre-live, credo che sia quello di prima senza occhiali da vista, però, con un nome cambiato, però... Ah no, sì, infatti... No, è uscito. Johnny, ci spiega il termine schiodare? Che devo andare. Allora, ferma, un minuto per Johnny, partiamo subito. Un lavoro serio. Come, che lavoro serio inizia a mezzanotte? Ho trovato Johnny. Un lavoro serio. No, non è che inizia, sono qua da una prossima. Beh, Manfred, ma saranno cose sue, no? tiriamo via le cam, per favore, signore, lasciamo un minuto, Johnny... è la nostra Benedetta, prego. Un minuto per convincerla a venire allo stadio con te, Johnny. Ah, intanto non so gli occhiali di Mondo di Patti, la bandana da ragazzino. E poi non porto sfiga come quello che va sempre a vedere il Milan. Ah, quindi lei sta usando la tecnica dello screditare gli altri? No, per... non è per sminuire. Un po' l'ha fatto, Vabbè, siamo già gli occhiali da scemo. Cioè, da ragazzina. Comunque, vabbè, deve conquistare lei, Johnny. Deve conquistare la Benedetta. Io lavoro in cucina. Faccio butta fuori ogni tanto. Quando riesco ad allenare il mio fratello. No, ma le dica, ma che cosa poi... Johnny, digli che cosa, che serata, Johnny, le faresti passare. Di girarsi sempre, che Benedetta ci ha perso un campionato con uno che si girava. Prego. Ah, una battuta, no, su Andano, vi stia concentrato su Benedetta che le mancano 30 secondi. Cosa le farebbe fare quella sera? Deve dirle quello. Dopo la partita, che fa? Non lo so, hai detto che ti piace il vino? Beh, io sono abito in Piemonte, c'è chi non vuole evitare. Porta una boccia. Johnny, cerca di essere originale, Porta una boccia e ce la beviamo sotto un ponte. Ci deve essere originale. Sotto un ponte. Non è originale. Un attimo. È un bel posto. Allora, non lo so, Manfred, Benedetta. Deve schiodare. No, ma un po' di tempo ce l'ho, devo ancora mangiare. Allora, facciamo andare Forza Napoli, facciamo mangiare Johnny, per favore, un minuto per Forza Napoli per convincere Benedetta a venire allo stadio con lei. Ma non si può fermare neanche questo minuto? Sì. Ma Johnny, lei non deve... Aspetta, gliela tiro via io, giustamente. È una dieta ferrea. Ciao, Benedetta. Ciao, Flavio, giusto? Ciao. Che possiamo fare? Possiamo... Dopo la partita ci prendiamo, diciamo, andiamo a correre. Per una mezza notte. Per stare un po' in forma, no? Ho capito. Sì. Che 90 minuti fermo senza neanche pedalare. Poi, che possiamo fare? Dopo una bella corsa, diciamo... Andiamo in spiaggia.
Dove, scusa, la partita dove la vediamo? A Napoli, a Napoli, a Napoli. Ah, a Milano non ci sono, ci sono le spiagge. Guardiamo le stelle, la mezz'oretta così. Sì. Non cioè, bella questa parliamo... parte, non capisco la corsa. E parliamo... No, la corsa è per smaltire un po' le patatine che ci siamo mangiati allo stadio. Poi verso l'una, vabbè, nel mentre parliamo della partita, ovviamente. Ah, fate il post partita. Okay. Facciamo il post partita. Multitasking anche Manfred, lui praticamente. Cioè, dimagrisce e fa post partita insieme. Un nuovo programma. Poi verso l'una e mezza. Ci dirigiamo verso le case, diciamo, le case nostre, col taxi, ovviamente. No, niente, come col taxi, Forza Napoli, non è impazzito? No, se porti la bicicletta andiamo con la bicicletta. Là, adesso la riconosciamo. Poi ci diamo un abbraccio e ci salutiamo, basta. Però romantico, alla fine, Forza Napoli, vi dico la verità. A me questo mi ha colpito un sacco, però. Non ho capito il taxi sulla fine. Vabbè, ma voi pensate uno che porta una ragazza allo stadio, esco e fa, ma ci facciamo una corsa? Ragazzi, però, avete subito un aspetto. Ma come cazzo ci fa ridere, però questo ragazzo ha solo 17 anni. Appunto. Riflettere su questo partito. Domani 18. Anzi, l'hai già fatto. Però boccia sotto il ponte, Ma io mi immagino, cioè, che magari te, Benedetta, di dove sei? Orvieto, ti ha detto. Orvieto. Sì, tu la conosci? Ma sì, ci sono stato. Allora, Benedetto, devi scegliere chi va in finale di questa sera. Tra Forza Napoli e Johnny Magia, lo so, è così. No. Io... Ma erano due o tre? Ma infatti, Andre... No, c'era anche la ragazza, però la ragazza c'è la live, la pre-live occupata di gente e non... Johnny, ma la musica viene da Johnny? Johnny si è appena spaccato un kebab. E... No, non sono ciccione, che tra l'altro lo vedi il commento, sempre che si mangia kebab. Ah, bene. Johnny, le metto il muto che c'è un po' rumore nel frattempo. No, non male questa musica. Benedetta deve scegliere uno che porta in finale. No. È veramente difficile. No. Penso che dopo c'è Ugarlo contro. Questa è la finale anticipata. Beh, c'è anche. Difficile. Prego. Però. A me l'originalità di Forza Napoli in bicicletta mi ha colpito troppo. No. Ma come Forza Napoli? Manfred. Perdere contro una, atleta lo accetto. Troppo, Johnny, non mi dispiace. È grande, Johnny. Okay. Però per una volta l'ha presa con sportività, ragazzi. Ma, scusa, ma non puoi mettere... Non sempre presa con sportività. Non puoi mettere la buona parola col mulino, fai lavorare Johnny. Che era? Al Persiano avevi fatto la battuta della pressione lì. Vabbè, perché lui aveva fatto la battuta del piperone. Il fascino del pedale. Vabbè, Johnny. Ti voglio bene. Com'è che si può rivedere queste cose? Perché non c'è più l'abbonamento. Le live. Non riesco più a fare l'abbonamento. E non riesco più a vedere. Volevo vedere quella con Giulia. Ah, devi. Adesso te lo regaliamo noi. Porca mia, non c'è uno che può regalare un buon abbonamento a Johnny. Dai. Manfred. Beh, non è che voglio fare le elemosine. No, c'è anche su YouTube. È così. Su YouTube quella con Giulia. C'è anche su YouTube. C'è solo quella con Manuela. No, c'è anche la mia, credo, Ci sono entrambe. No, io ho visto solo quella con Manuela. Anche secondo me c'è quella con Giulia. C'è quella con Giulia, Johnny. C'è entrambe, te lo confermo. Ci sono tutte e due. Johnny, le faccio una promessa.
se dovessi diventare di nuovo famoso in futuro, tipo reality, così appena esco faccio quella minchiata, dai. No, no, lei diventa il mio personaggio e voglio essere accompagnato da lei, perché glielo assicuro, glielo assicuro. Ciao, ciao Pancio, Manfred, quando volete, potete sentire, se volete andare allo stadio assieme, ma ci andiamo, ci veniamo. Vaffan... curva dell'Inter, io non posso andare. No, infatti, no, vabbè, Manfred. Johnny. Andiamo a vedere il Toro, ma neutrale. Ti porto io a vedere l'Inter. Vaffanculo. Vabbè, la Pancio. Allora scrivimi poi. Scrivimi te adesso su Instagram, così mi ricordo. Va bene. Ciao Johnny. Allora, ciao, signori, toglietevi dalla pre-live, perché stanno scrivendo Carlo che non riescono a entrare. Comunque in chat ci sono degli idoli totali, no, alcune cose no, ragazzi, in chat stasera hanno scritto delle cose, cioè a me mi hanno fatto piegare dal ridere alcune cose che ho letto. Sì, donne, alcune non si possono donne al mulino. Johnny al però mulino. Pancio, noi dovremmo trovare un modo per diciamo camuffare questi sorteggi, cioè questi due dovevano arrivare in finale, dovevamo trovare un modo per imbrogliare. Alfonso, oh, devi scollegarti. Sta per essere, le stiamo revocando la vittoria, deve lasciare la pre-live libera. A me? Sì, deve lasciare la cola. Comunque Alfonsino ha preso un sacco di, come si dice, di autostima nei mesi, cioè sei un po' Alfonsino, è galvanizzato da questa vittoria. Ma può entrare un mio amico per fare la finale o no? Ce lo faccia vedere un attimo. Sì, arriva, bello, faccia... bello e fa la finale. Aspetta, me lo chiama. Andiamo, vieni qua. Vabbè, dai. Ma questi non sono seri. Che è un cagnolino. Sono presi dalla strada. Aspetta, ma lasciami fare. Questo è il mio amico che vuole partecipare. Certo, faccelo vedere. Ciao. Ciao, come ti chiami? Antonio. Ciao Antonio, sembri anche molto garbato. Sì. Antonio, ti piace Benedetta o ti hanno messo in mezzo così, senza che tu lo sapevi? No. Cioè, quali delle due risposte? Dai, si deve sciogliere. No, cioè... vorrebbe andare allo stadio con Benedetta, sì o no? Sì. Oh. E io l'accetterei. Non me la sento di dire di no, quindi io ne lascerei un minuto, dopodiché Dio bello un secondo. Okay, però anche un Carlo che è arrivato round. Un attimo, ho capito, so, guardi, possiamo fare anche uno spareggio direttamente, tolgo un attimo Dio bello con il grandissimo. Allora Leo, innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te Pancio. Anzi, ma a tutti. Grazie, ma facci pagare. Dai. Allora, ragazzi, avete due minuti, quasi, diciamo, vi lasceremo a voi due con Benedetta per andare diretti in finale. Ok? È un round extra. Noi tiriamo via la camera, avete due minuti e presentatevi, fate quello che volete. Prego, però siete contro uno o l'altro, signori? Senza esclusione di colpi. Prego. Leo, vai. Ciao. Allora, io credo che tu debba venire allo stadio con me, perché in questo momento le nostre squadre stanno passando due momenti di merda. Allora, chi meglio di un napoletano ti potrebbe capire? L'empatia. Monte confonde proprio, però diciamo che momenti di delusione. Sì. Voi ovviamente siete su un altro livello, però. Sì. Alfonso, quando vuole può intervenire. Chi altro delle grandi è deluso come te nel campionato? Nessuno, soltanto noi. Alfonso è mutato. Alfonso, glielo dico che magari io ti porto allo stadio del Napoli. Vabbè, ma come fai a dire no? Io nettamente no, perché sono tifoso del Napoli, ma il nostro stadio fa un po' schifo, e anche perché vivo a Firenze. Vabbè, e ti porti in centro. Ma in centro dove? In Champions. In Champions. Sì, ma Alfonso si deve presentare, non è che deve buttare delle idee così, ha capito?
Cioè... Alfonso, lei è di Napoli? Sì. Sì, 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 io sì. Avellino! Ah, Ruffiani e Pesaro. Ma che cazzo bevete da Avellino? Manfredi, devi sapere che ad Avellino ci sono persone e pecore, non c'è più no, niente. No, no, non iniziamo con queste cose. Allora, ad Avellino non ci stanno persone e pecore. Un attimo, ferma tutto. Qua, quel cinema lì non facciamo. Qua, allora, un attimo. Noi ci dissociamo, io saluto gli amici, anzi, la famiglia Stellato di Avellino, che sono miei amici, saluto. Queste risse oggi no, oggi no. Allora, Benedetta, è difficile, lo so. Vuoi portare, puoi anche eliminarli passare... tutte e due per noi, eh? Cioè, anzi, ci fai un favore. Però erano lì, li ho messi dentro. Li eliminiamo tutte e due? Allora, possiamo eliminarli entrambi, tenerli entrambi, eliminarlo solo uno? Puoi fare sì, quello che vuoi, certo, quello che vuoi far tu. E tu sei qui il capo. Allora io non voglio confondermi ancora di più le idee, quindi mi dispiace, ma li elimino entrambi. Giusto così, anche perché avrebbero rotto il cazzo in chat, quindi faccio entrare gli ultimi due per capire un attimo i nostri due finalisti. E io non mi ricordo qual era questa prova qua, perché di là ne abbiamo fatta una in meno, Manfred, quindi questa qua... No, questi devono rimanere soli sia uno che l'altro con soli lei. Soli con lei, devono parlare con lei e intrattenerla per 2 minuti. Vai. Sì. Allora, noi togliamo le cam. Sì, facciamo anche 1,5 che siamo già oltre. Il nostro stipendio. Per me? Prego, Carlo. Cioè... No, vabbè. Tanto è un orgoglio essere arrivato fin qui, non pensavo. Sono entrato a casa. No, allora, sarebbe figo perché in realtà... No, onesto, tanto le regole sono quelle che sono, quindi... Poi è un complimento, ragazzi. E in realtà sarebbe figo perché tu fai parte del... No, a caso non che non vi seguo, nel senso stasera non è che sono entrato per fare show. E... Tu fai parte del podcast più ascoltato d'Italia. Io di quello meno ascoltato d'Italia. Quindi potrebbe essere simpatico. E... Tra l'altro a questo punto ti faccio una domanda, visto che siamo entrati in tema Kordaz. Siccome Kordaz è un mio sad player, che per chi conosce... Alessandro Catto significa sempre amato e difeso. Secondo me, se fosse stato lui al posto di Radu, secondo portiere, ora avreste uno scudetto sul petto. Secondo te? No. Dici che non cambiava perché, niente? No, perché penso di aver perso uno scudetto non a causa di quell'errore di Radu, nonostante sia stato pesante, ma per aver perso... aver fatto 7 punti in 7 partite, quindi credo che sia stato un evolversi di tragedie, non solo quella. Poi ci ovvio sta, che poi sicuramente magari avrebbe potuto fare di meglio, ma forse avrei fatto meglio anch'io in quel caso, non lo so, però non avremmo cioè, non posso dare le colpe di... Staccato il minuto, stop. Posso dire la mia? Prima di Diobello? Sì. Temo che Benedetta abbia avuto un colpo di fulmine con Carlo. No, l'ho giurato sull'Inter, anche fosse devo mascherarlo. Ah, quindi confesso. Quindi confesso. Ma io l'ho intravisto. L'occhio un po' che brillava, dici, sì, Manfred. Sì. Andiamo con il mio pupillo, per favore. Un minuto. Che cazzo di esordio è? Volete dire? No, scusa. Allora, Benedetto. Abbiamo deciso dove andiamo. Cosa facciamo? Ma no, quest'anno cosa facciamo, lo scudetto? Cominciamo? O no? Ah, perché tu ora sei interista, dimenticavo. Io sono interista. Sono interista. No, non mi espongo in questo momento. Ok. Vabbè, allora vincerai te, sicuramente comunque. Ci sta, ma secondo me siamo più forti ancora noi. con chi andiamo in finale? Tieni la bandiera già. Ma scusami, allora
bello, ho capito che lei deve intrattenermi, però devi anche convincermi. Beh, ancora ci convinto di più. Prima io di solito gioco solo le finali, visto che poi non sono juventino non le perdo di solito, però l'importante è arrivarci. Ora per oggi non è juventino, no, no, non no, si no, sa no, no. Io do il meglio di me in finale, do il meglio di me in finale. Poi credo che tra tutti e quattro, tra la Daoud e gli altri due, credo sia stato il più spettacolare. Cioè, gli altri sì, Cordaz, sì, comunque un po' rottore di coglioni. Cioè, diciamocelo noi, quando non ci siamo, rottore di cazzo erano. No, devi dire la verità, di la verità. Scendo anche la luce. Mamma mia, che gesto. Per me possiamo fermarci qua. Ma perché? Ah, dice già scelto? No, vabbè, ma non prenderla male, magari è perché okay. Hai dato tutto e mi è arrivato tutto. Vediamo. Cioè, no, scherzo, scherzo, no. Comunque. Cari amici miei, uno di questi due ci abbandonerà. Benedetto, dobbiamo andare veloci, quindi faccio entrare Dio Bello e io Carlo. E ti lascio in loro compagnia. O c'è qualche giurato che voleva dargli un consiglio, Giulio, Franci, prima della scelta? No, io non credo ci sia bisogno neanche di parole. Ormai la scelta già è stata fatta e lo abbiamo capito. Ma potrebbe stupirci, fino a che non c'è l'ufficialità può succedere sempre di tutto. Benedetta, un po' come la trattativa Bremer. Facciamo, dov'è? Eccola qua, Benedetta, la metto qua in mezzo. Loro due, chi lasci? Io gioco solo le finali. Ma con quale squadra? Allora Dio Bello, la prossima volta, va bene? No! E attenzione, perché noi abbiamo la finale, signori, ed è Forza Napoli e Ogarlo, ragazzi. Questa è la finale di questa sera. Due uomini diversi. Molto. Direi. Non è napoletano in realtà, molto spesso, però. Si è fermato? Ma la finale del gentiluomo, potremmo definire. Flavio, almeno per la finale si fermi, Flavio. Si inquadri. Va bene. Oh, eccolo. Tutto bello, tutto bello sudato. Porco zio. Mi guardi sempre dietro. No, niente. Allora, sì, ragazzi, vabbè, io non mi ricordo com'è fatta la finale, sinceramente. Manfred, qual era la regola? La finale... Siamo sicuri che se ti porto poi dallo stadio ci arrivi a quel giorno, sì. Non è che fai la piaccia prima. 100%. La finale, mi ricordo... No, adesso loro dovevano dire che cosa li ha colpiti di Benedetta. Però insieme, mi sa. No, ma chi è che paga? I loro due insieme con lei, non una alla volta. Non si preoccupi, signor Carlo, non si preoccupi. Non mi ricordo, Manfred. Sì, mi sa che io mi ricordo che c'era una fase insieme, dovrebbe essere la finale. Vabbè, ora Quindi, facciamola così. Quindi com'è? Perché io stavo guardando solo lui così. Che merda. Ma che sta facendo? Allora, io voglio... Giuri, ti fanno paura? Un pochino. Sì. Allora, quindi li lascio da soli Carlo con Benedetta, Manfred, non ho capito. Carlo e Flavio, e devono dire cosa le ha colpito di... Esatto. Cosa ha colpito di Benedetta, da cosa sono stati colpiti di Benedetta. Ma noi dobbiamo rimanere o come facevamo? No, noi usciamo, rimangono in tre. Ma Giuli, Franci, se vi volete tirare via voi la camera, rimanete con l'audio se volete parlare. Assolutamente. Ok. Allora, siete pronti, ragazzi? 1, 2, 3. Chi parte? Ah, chi volete? Vai. No, beh, allora io devo essere sincero, non conoscevo prima di oggi. Ci stava la canzone. No, non la conoscevo, quindi ora... In una sera difficile, però mi sembra simpatica, anche se è interista. Anzi, spesso gli interisti sono i più simpatici.
No, ci sta, poi le partite, io sono del parere che le partite di calcio sono sempre dei belli eventi, a me piace andare a vedere gli eventi sportivi, e quindi ci sta, ci si diverte, io sono Veneto, quindi mi piace anche bere, due drink, insomma, non vino però. Benedetta, te la buttano tutti sul bere? No, perché l'ha detto ragazzi prima, e perché mi aveva chiesto se ero di Milano, ma no, il Veneto... Ci sta, ci sta. 100%. E, niente, no, simpatica, è stata una bella serata, e... anche se la sfida è agguerrita. Scusate, faccio una domanda alle voci fuori campo, ma lui è già venuto? No, 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 no. In esclusiva per te. Perfetto. Flavio! Posso, posso? Prego, giro l'angolo, prego, prego. Stavo aspettando il concorrente che è un po' scarso, eh? Diciamo, però vabbè. È un po' scarso il concorrente, diciamo, però vabbè. Comunque... sì. Di Benedetta mi ha colpito il sorriso, la simpatia e l'accento, poi per il resto basta. Poi il resto basta. Vabbè, oh, è stato sincero. Sincero. Vabbè, cosa doveva dire? Magari l'aspetto fisico, cioè l'ha colpito magari un lato caratteriale. No, 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 mi ha fatto ridere il fatto che ha detto poi per il resto basta, cioè, sembrava. Il resto è monnezza, no. Capito? Però Flavio, scusa, Giro Napoli, così, Giro Napoli non hai chiesto a Benedetta se ama la bicicletta? Ti piace la bicicletta, Benedetta? Io la bicicletta non ce l'ho e penso che l'ultima volta che sono andata in bicicletta avevo 12 anni più o meno. Qual è il problema? Vabbè, la fittiamo, qual è il problema? No, me la compri, scusami. Te la compri? Vabbè, pure questo, si può fare, si può fare. Però scusa, Giro Napoli, no, potresti cambiare no, 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 ferma un attimo. Ragazzi, attiviamo la cam, cioè così è vitale. Cioè, vitale. Lei no, che te lo dico, Manfred, perché mancano 10 minuti alla fine del programma. Quindi dobbiamo anche fare reti. Cioè, non è che possiamo stare. Benedetta, vitale, lei che è esperto. Cioè, la tattica di Giro Napoli mi sembra una tattica suicida. Tattica suicida perché ha iniziato parlando male del rivale che tra le altre cose si era espresso anche bene, quindi già di per sé quello è sbagliato. E poi secondo me quello che contano, non so se l'ha detto già Fabio Bergomi quando parlava dei corteggiamenti di una donna, sono fondamentali i primi 10 secondi, ha praticamente tutto sbagliato, quindi io un vincitore già ce l'ho. Giulia, che dici? Giulia? Lui immagino, tra l'altro. Allora, ragazzi, allora molto originale la cosa della bicicletta, ok, si ride, si scherza, però adesso avrebbe dovuto far vedere che si fermava, cioè che si metteva là un pochino serio, posato. Io ve l'ho già detto, per il mio gusto, io la preferenza ce l'ho, l'ho espressa, è pure milanista, quindi a me... No, ma diciamo anche una cosa sulla bicicletta, sì, è simpatica all'inizio, interessante tutto quanto, ma c'è anche una grossa dose di egoismo, perché tu comunque stai partecipando a un programma per... magari sta lavorando, poverino, non ho capito. Cioè, vabbè, ma non sta lavorando, che lavoro andare in bicicletta. No, ma sì, ragazzi, cioè, devi comunque dare un po' un messaggio di importanza anche a Benedetta, cioè non puoi continuare ad andare in bicicletta e non si sente... Cioè, non va bene, ragazzi, dai. Ragazzi, io sono dell'egoista, mi sembra. Flavio Giro di Napoli è il classico Giro ragazzo... Napoli. Giro Napoli. È il classico ragazzo baciato dal talento, ma che non si applica. Magari fa rider di delivery. Cioè, ragazzi, questo magari fa... Che Benedetta ci stupisca, magari non lo so, magari lei ci ha visto qualcosa che noi non abbiamo colto. Vorrei contestare Giulia perché perde il ritmo se scendo dalla bici, quindi... che sta? No. Scusa, non ho sentito, che cosa hai detto? Vorrei contestare Giulia perché se scendo dalla bici perdo il ritmo, quindi non posso per questo. Ok, quindi tu comunque dalla tua giustificazione. Esatto. Oh, il ritmo, lo chiamavano Bikeman. Ah, poi io, scusami un attimo, lui, cioè Giro Napoli è uno che esce e in più ci guarda, sai che dicono, sennò la gente sta chiusa in casa, invece ma tu ci guardi mentre vai in giro anche di solito, Giro Napoli? Sì, sì, sempre. E però non è proprio, cioè fai un pochino anche da... Ma ci ascolti? Sì, sempre, sono abbonato da... Ci ascolti più che, diciamo, guardarci. Sono abbonato da 10 mesi. Sì, sono abbonato da 10 mesi, vi ascolto sempre.
Tra l'altro, Manfred, domani nel programma del pomeriggio dobbiamo ricordarci di salutare quelli di Spotify, che stiamo andando bene, non ci rincuniamo mai, raga. Ok, mai. Io sono okay. Uno di quelli di Spotify. Oh, là, grande Carlo. Ma Carlo, io ho iniziato. Infatti, racconti, no, perché tanti poi non lo sanno che c'è, tutte le puntate, raga, sono gratis su Spotify, sempre tutti sì, i pomeriggi. Io ho iniziato da Spotify. Scusami. Cioè, no, tutte quelle freddure che dico, quelle cose che dico, poi rimangono su Spotify? Anche, certo, sì. Raga, ma vi dico una roba, guardate che io l'ho fatto in macchina quando faccio dei viaggi, che ogni tanto mi risento per capire, è molto più figo sentirci che vederci. Cioè, ah, io... il suo perché, secondo me, è molto quindi... carino. Io, tipo, in macchina preferisco Spotify, perché comunque... Intanto mi consuma giga il video, quindi... E poi non ci vedrai, cioè dovrei stare sempre concentrato sul video, quindi... Ciao, Dani! Pericoloso. Grande ciao, nostro... Dani, un bacio. Grande il nostro Dani, ragazzi, che tutti i giorni le carica su Spotify. Grande Dani! Grande. E su YouTube. Grande Dani, grazie. Grande Dani. Vabbè, andiamo alla scelta. No, è trafico Spotify. Super, super. Andiamo alla scelta, andiamo alla scelta. Allora, Benedetta, scelga lei. So che è dura, la lascio con loro due. Noi ci spostiamo un attimo, per favore. Prego. È un momento molto duro. Due bei finalisti. Allora, devo dire che sono molto orgogliosa di voi due. Giro Napoli, Flavio, lei si è fermato? Sì, 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 sì. Sono davanti al cimitero, sì. Oh, vabbè, dai. Proprio fermarsi lì è due ore che gira. Allora devo dire che mi avete colpito entrambi per qualcosa, ovviamente siete proprio opposti. Giro Napoli è molto simpatico, molto buffo, ora però è un po' vero, nel senso, quello che ha detto Francesco prima, cioè il primo impatto per me è molto importante, poi è ovvio che se dopo distruggi tutto nel dopo è un problema, però non è stato il caso di Carlo. Quindi devo dire... No, perché sto leggendo i commenti. Ah, ok, no, io no, perché mi sto a concentrare in quello che sto dicendo. Ok, ora ho letto qualcosa anch'io e quindi devo dire che spero tu sia andato via dal cimitero, Flavio. Sei proprio fermato, mi sembra. Vabbè, spero che non sia ispirazione per te, mi dispiace, hai tante qualità, però devo dire che Carlo mi ha colpito per la sua classe, la sua eleganza, la sua diplomazia. Vabbè, quindi scegli Carlo, vince o Carlo. Non è che ci vuole... ma qui ci scappa qualcosa di qualcosa. No. Faccio entrare un attimo anche Giro Napoli, che comunque grazie Giro Napoli di essere stato con noi. Grazie. Hai partito. Giro Napoli si è fermato al cimitero dopo per la sentenza, poi è ripartito subito. La redazione si segna il suo nome, sarà chiamato per altre troniste, complimenti. Vabbè. Poi se va bene diventerà opinionista alla fine. Vabbè. Grazie Giro Napoli, grazie mille. Grazie. Allora, un secondo signore, che ormai è finita, ma un uomo che continua a tenere banco nel mio cervello, che sta facendo Alfonso? chiama gli amici. Vai. No, ragazzi, allora io vi voglio salutare. Alfonso, lei dove è? Vi voglio salutare. Ma dov'è che questo paese viene, Alfonso? Ci dica il nome del paese. Gesualdo. E dov'è Gesualdo? In provincia di Orbe? Di Avellino. Di Orbetto. Di Avellino. Alfonso, ti posso fare una domanda? Virginia. Alfonso, posso farti una domanda? Mi senti? Ti posso fare una domanda? Ma sì, ma che cosa ti è successo dalla live che hai fatto in cui hai vinto con Manu? Ti trovo molto, molto diverso.
Boh. Oh, ragazzi, la gente cresce. Ok. Quando si vincono i reali, si succedono queste cose. Ma ascolta, Alfonso, scusa. Sto cercando, ma dalla vittoria tipo... è cambiato qualcosa? Goku. Sì, sta cercando di frutti sull'albero. E ma chi se quindi, non se ne vanno, chi se qua vicino mi rompono le scatole, no? Vabbè, ma chi sono? Comunque volevo salutarvi e fate buone vacanze. Ma è un video di Marcio Capatonga. E comunque è Gesualdo in provincia di Avellino Irpigna. Ha precisato Irpigna, non Campania. Grazie Alfonso, grazie mille. Ragazzi, ci vediamo a agosto. Grazie, grazie. Forza Napoli! Vabbè, forza Napoli, tipo Juve, sempre forza Juve. Forza Napoli. Ok. Ora no, quando vai a salutaci il tuo amico, salutaci anche il tuo amico. Salutaci Antonio. No, il mio amico è scemo, non ci può fare niente. Si su scemo. Un pochino. Ciao Alfonso. Ciao. Attenzione però, ringraziamo anche Carlo, adesso la contatterà Benedetta, mi raccomando Benedetta, solo per lo stadio. Carlo, ma hai detto che c'hai un podcast? No, ma non voglio sponsorizzarlo, mi vergogno. Beh, vabbè, dai, dillo, che raccontaci, vai. Sponsorizziamolo, sponsorizziamolo. Dai. No. Ma è solo, come si dice, no, solo Spotify? Cioè, solo Spotify, è Spotify? E Apple Podcast, sì. Con di che cosa parli? Compagni... aspetta che mia madre mi ha detto di far piano. Parlo di varietà, diciamo, facciamo ospiti oppure temi. Quindi, non so, abbiamo parlato del metaverso quando era uscita la notizia, se no magari intervistiamo personaggi dello sport, abbiamo avuto un po' di gente. Ma è una cosa... diciamo, dici come si chiama? Sempre in silenzio. Classroom. Classroom? Classroom? C'avete... sì, come la classe di scuola, perché siamo quattro vecchi compagni di classe del liceo. Ok, adesso vado a condividerlo. C'è una pagina? Sì, su Instagram, Classroom il podcast. Ma dai, Manfred, su, trovaglielo Manfred. E Spotify. No, c'ho costo, c'ho redditi. È una robetta semplice, però... Si chiama Classroom. Room. Però, Classroom. Lo vedi? Tra questi qua? 100 follower, quindi penso che... ha un logo arancione, Classroom il podcast. Ah, ok. No, tutto attaccato. Però secondo me lo trovo. Classroom il podcast. No, vabbè. Comunque non vabbè, no. Ah, non avevo scritto Classroom. Ragazzi, tranquillo. Tipo le schede. Eccolo, eccolo, ecco. Eccolo qua. E lo seguiamo anche noi. Mettete no. Segue anche voi. Vabbè, dai, ragazzi, è divertito con noi, ragazzi, stasera. Sosteniamolo. Seguite Claudio. Vabbè, tanto così non diventi famoso. Se fai cagare, fai cagare. No, cioè, non è che... no, spero di non diventarlo. No, appunto. No, vedi. Però te l'auguriamo. Ma quindi fate metaverso e poi che fate? No, abbiamo fatto una puntata sul metaverso. Questa ultima che è uscita l'altro giorno è su due ragazzi che hanno fatto una startup. Cioè, oddio, piccolo spoiler, non è una startup. Questa qua? Hanno fatto una pagina, sì, di intelligenza artificiale. No, la prima... che è l'ultima, ecco, questi due ragazzi hanno fatto questa pagina sulla data science, intelligenza artificiale, e stanno andando molto forte, infatti se ne parlerà. Cos'è la data science, per chi non lo sa? Allora, in realtà non lo sapevo neanche io prima della puntata, quindi è stato un po' anche per me una scoperta, che poi è il motivo per cui mi piace il podcast. E diciamo è una, adesso io lo dirò in parole brutte, comunque è una sottoscienza dell'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati che usano per gli algoritmi, per tutto, quindi è un po' applicata a tutte le cose ormai al giorno. Cioè, diciamo che la scienza è la base del machine learning. C'è un misto tra statistica, esatto, sì. Ah, volevo e fare il quindi filo. Abbiamo fatto bene. E... ci piace intervistare ragazzi giovani che fanno cose nuove, quindi loro erano un bel profilo per noi. Andate a fanculo, cioè, che dicono a TV, andate a sentire che mi sembra proprio interessante.